a tutti, se vi chiamo Arma, e sono qui per farvi una traduzione istantanea del libro di Vivere l'illuminazione di Padma Hamsa Nityananda. Questa è una versione vecchia, anche un pochino più corta di quella che sto traducendo insieme ad altre persone. Prendiamo lì una pagina a caso, perché questo libro può funzionare come un vero e proprio oracolo, in un certo senso. Ecco, ho aperto una pagina che in inglese è Cosmic Intelligence Responds to Us, ovvero l'intelligenza cosmica ci risponde. Questa può essere una rivelazione sorprendente, ma la verità è che l'intelligenza universale o cosmica risponde ad ogni pensiero nostro. Interessante la ricerca condotta da Masaru Emoto che mostra questo punto molto chiaramente. L'acqua risponde ai nostri pensieri. Il signor dottor Masaru Emoto, ha fatto degli esperimenti sull'acqua. Lui ha collezionato dei campioni di acqua da differenti sorgenti, ha esposto loro a diversi tipi di pensieri. Dopo ha congelato questi campioni, ha studiato la loro struttura cristallina attraverso un microscopio con l'aiuto di una fotografia ad alta velocità. Migliaia di questi cristalli sono stati poi studiati sotto condizioni di strettamente regolate, ecco, una di temperatura, della temperatura di raffreddamento e di luce. Lui ha fatto vari esperimenti su questi campioni d'acqua, giocando a diversi tipi di musica verso l'acqua, parlando verso l'acqua e leggendo antichi insegnamenti di vita, pregando con una certa intenzione, eccetera. Lui ha scoperto che l'acqua, i campioni d'acqua, quando vengono esposti alla musica di guarigione, i cristalli di acqua che vengono formati sono molto belli e graziosi. L'acqua esposta a pensieri negativi o sentimenti negativi non formano questi cristalli, ma piuttosto una struttura irregolare che riflette le emozioni della persona che li maneggia. Ecco, mi fermo qui perché potrei andare all'infinito. Questo è un passo del libro di Vivere l'illuminazione di Paramahamsa Nityananda, quindi sembra qui è spiegato il potere delle parole, potere delle parole che nel mondo occidentale viene spiegata, viene formulata con quella parola che si chiama Adakadabra. Spiegherò questo in un altro video. Grazie.